Il ciclocross in Toscana si apre al Mugello anche per quanto riguarda le categorie femminili e poi quelle giovanili, esordienti e allievi, con la quarta edizione del trofeo Città di Firenze allestito dalla polisportiva Virtus Settimo Miglio di Settimello di Calenzano. Con le immagini siamo sulla linea di partenza per quanto riguarda la prova che vedrà impegnate le rappresentanti femminili a livello internazionale, perché infatti questa è la gara che vede impegnate le donne elite, le donne under 23 e le donne juniores. 28 quelle che sono impegnate in questa prova su di un circuito di 2 km 900 metri, ormai tradizionale, e dopo aver visto la partenza che è avvenuta nella zona prevista in asfalto, eccoci con le immagini a seguire. Carlotta Borello, l'atleta del team Cingolani, formazione marchigiana che da anni si occupa dell'attività ciclocampestre, numero di gara 52, che ha preso decisamente l'iniziativa, mentre in seconda posizione abbiamo Rebecca Gariboldi, la brianzola della Ale Cycling Team, che gareggia appunto dopo aver ottenuto di recente un bel successo al nord. Da segnalare la presenza anche della forte ed esperta ciclocrossista tedesca Elisabetta Brandau, che in carriera, eccola qua, la vediamo in questo momento in primo piano con il numero 51, che nella sua carriera ha ottenuto 7 titoli nazionali in Germania, 11 titoli nazionali del mountain bike, ha disputato anche le Olimpiadi nel 2021, insomma è stata davvero una protagonista per tanti anni, è un'atleta esperta, la Brandau, e sicuramente tra le favorite di questa prova, di questo quarto trofeo Città di Firenze, patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze, dal Comune di Scarperia e San Piero Assieve, rappresentato dal vice sindaco Pietro Modi, mentre per il Comune di Firenze è presente Letizia Perini, assessora allo sport. Al comando della gara avete visto subito Carlotta Borello, atleta che ha già vinto 4 gare sulle 5 disputate, questa è la sesta, vedremo come si comporterà l'atleta del team Cingolani in questa prova, mentre questa è la zona dei boss dove è prevista anche il lavaggio delle bici, e intanto ancora l'immagine sulla numero 52, Carlotta Borello del team Cingolani, protagonista assoluta fino dal primo giro, quando si è portata decisamente al comando della gara e ha ottenuto il successo. 40 minuti la durata prevista in linea di massima per questa manifestazione, come per quanto riguarda appunto il tempo impiegato, ci saranno circa 5 giri in programma, mentre la Gariboldi è sempre in seconda posizione, in terza la Brandau, la vediamo in questo momento, mentre poi a seguire anche Arici, che è un under 23, mentre la Borello, la Gariboldi e la Brandau appartengono tutte alla categoria Elite. E poi abbiamo visto tra le junior in bella evidenza Elisa Bianchi, che è della Fax Airport Service Guerciotti, è una giovanissima che sta comportando bene in questa prima parte della competizione riservata alle donne
gara open, perché ci sono, come abbiamo detto, le donne elite, quelle under 23 e juniores, mentre questo è il muro dell'arrabbiata, come ci ricorda anche il cartello che è ai piedi di questa collinetta che viene in questo momento scalata a piedi, e stanno spingendo la bici le concorrenti, mentre su in alto, dopo aver superato questo tratto impegnativo, ecco la Carlotta Borello che continua nella sua azione e nella sua brillante prestazione. Abbiamo detto, sta attraversando un periodo di forma davvero ottimo, ha avuto questo avvio brillante di stagione ottenendo 4 successi, cerca il quinto invece qui al Mugello, nei pressi dell'Autodromo Internazionale del Mugello, dove si svolge questa bella manifestazione. Intanto non cambia la situazione alle spalle, eccola qua Rebecca Gariboldi che è in seconda posizione, numero di gara 53, invece con il 51 abbiamo Elisabetta Brandau, l'atleta tedesca. Poi andiamo invece a vedere le altre concorrenti che si trovano alle spalle, vale a dire la Arishi che è il numero 59, la Zanga con il numero 58 di gara, eccola qua con il numero 59, infatti la Arishi, con il 58 la Zanga, poi abbiamo con il 55 la Bulleri, Alessia Bulleri che gareggia ormai da anni nel ciclocross, è un'atleta toscana. Corre nel Cycling Café Racing, atleta che ha ottenuto in passato più di una vittoria, mentre dopo aver visto le inseguitrici torniamo sulla battistrada, sulla protagonista Carlotta Borello che continua imperterrita nella sua azione. Un ringraziamento da parte di Paolo Traversi, il presidente della società organizzatrice, a tutti quanti gli sponsor che avete modo, gentili telespettatori, di leggere sui vari cartelli che sono stati posti lungo questo percorso di 2 km e 900 metri. Rebecca Gariboldi, eccola inquadrata, la brianzola che si mantiene per il momento alle spalle della Borella. In terza posizione invece la vediamo in questo momento con il numero 51, la tedesca Brandau, tra l'altro ci sono oltre a lei a un paio di atleti tedeschi che gareggeranno nella gara open maschile, e poi presente anche un atleta giapponese, anch'egli sarà impegnato nella gara Men Race, quella appunto che vedrà al via Elite e Under 23 e che si correrà dopo questa prova. La vedrete in uno specifico servizio, perché dopo queste immagini relative alla gara femminile Open andremo a seguire invece le gare giovanili, quelle degli esordienti, delle allieve e degli allievi. Per quanto riguarda anche questa prova, è a carattere internazionale, così come quella degli juniores e quella open maschile. E intanto questa è la discesa di Carlotta Borello al comando della gara, mentre già la temperatura è gradevole e qui al Mugello in questa magnifica giornata di sole, ben diversa rispetto a quella dell'anno scorso quando appunto anche la pioggia fece capolino su questo circuito e naturalmente le difficoltà aumentarono per gli organizzatori nell'allestire la manifestazione, e invece questa volta hanno avuto il conforto di questa splendida giornata. Intanto Rebecca Gariboldi, attenzione perché la tedesca Brandau sta incalzando la Gariboldi che gareggia nella formazione della Le Cycling Team. Sono le prime tre che appaiono davvero intenzionate ad occupare il podio,
per quanto riguarda questa gara femminile Open, che vede sempre, se guardiamo le altre categorie impegnate oltre a quelle, a quella dell'elite, vede Sofia Arici del gruppo sportivo Sorgente al comando tra gli under 23, mentre Elisa Bianchi della FAS Airport Service Guerciotti è in testa per quanto riguarda la categoria juniores. Intanto continua l'azione molto spedita, molto decisa di Carlotta Borello, che ha un vantaggio di buona una ventina di secondi circa nei confronti della Gariboldi, alla quale, lo vedete, si sta avvicinando sempre più la tedesca Brandau. Ora soltanto una quindicina di metri dividono le due atlete che stanno lottando per i posti d'onore, almeno a giudicare da quello che sta avvenendo in questo momento. Ma la gara naturalmente deve ancora durare qualche minuto e quindi tutto può succedere. Intanto un nuovo passaggio nella zona che la porta verso l'asfalto, verso l'arrivo per l'ennesimo passaggio, con questa prestazione tranquilla, vorremmo aggiungere molto disinvolta, da parte di Carlotta Borello. E intanto attenzione, perché l'immagine ci mostra la tedesca Elisabetta Brandau che ha superato Rebecca Gariboldi. Eccola qua Rebecca Gariboldi, dunque è avvenuto il sorpasso come era prevedibile, tenuto conto di questa rimonta decisa da parte dell'esperta ciclocrossista tedesca che sta entrando in questo momento sul rettilineo d'arrivo. Quindi quando siamo ormai all'inizio praticamente dell'ultimo giro, la situazione vede al comando la Borello, seconda posizione per la Brandau, terza la Gariboldi, quarta posizione per la Arici, quinta posizione per la Zanga e poi via via le altre. Vedete infatti che viene mostrato da Marco Lapucci, che è l'addetto al contagiri, che manca un giro alla conclusione, e ancora la situazione sulla testa non cambia, con Carlotta Borello al comando della prova, che torna nuovamente in zona arrivo e con la tedesca Brandau che cerca di insidiare, di avvicinarsi a un ritardo, però attorno ai 30 secondi la Brandau rispetto alla Borello, che è la protagonista per quanto riguarda la prima posizione, mentre in terza la vediamo in questo momento la lombarda Rebecca Gariboldi, che sta percorrendo il vialetto con l'ingresso a circa 100 metri dall'arrivo nella zona asfaltata. Questa è la zona anche di partenza per quanto riguarda la prova, e con il passaggio anche a un giro dalla conclusione di Rebecca Gariboldi, ormai attendiamo la conclusione della prova, mentre continua questa bella sfida anche per quanto riguarda le classifiche di categoria, con Sofia Arici under 23 che ha il numero di gara 59, che sta comandando la gara, con Elisa Bianchi che invece è la prima junior, e quindi una
classifica ormai abbastanza delineata per quanto riguarda la vincitrice, che rivediamo in questo momento, sta entrando ormai in addirittura di arrivo, sul rettilineo d'arrivo, e va ad ottenere il successo. Quindi Carlotta Borello va a vincere, maglia del team Cingolani, con un ritardo di 35 secondi arriva in questo momento Elisabetta Brandau, tedesca, che ottiene il secondo posto. Ottima la prova di questa esperta atleta, giunta dalla Germania a disputare questo quarto trofeo Città di Firenze. Terza posizione per Rebecca Gariboldi, con un ritardo di 1 minuto e 09 rispetto alla vincitrice Borello. Maglia dell'Ale Cycling Team per Rebecca Gariboldi. Quarta posizione invece per Sofia Arici, la prima per quanto riguarda gli under 23, maglia del gruppo sportivo Sorgente per la Arici, mentre per quanto riguarda la prima junior, ricordiamo, è stata Elisa Bianchi della FASP Airport Service Guerciotti, davanti alla toscana Angelica Coluccini del Bike Team Buia, che ha ottenuto quindi il secondo posto di categoria tra le junior. Quindi una bella prestazione per l'atleta toscana Angelica Coluccini. Stanno arrivando ancora concorrenti sul traguardo, mentre lo vedete sullo sfondo in questa immagine, sono pronti praticamente anche gli altri concorrenti, successivi concorrenti, che saranno impegnati a dare continuità a questa giornata del Città di Firenze 2024, quarta edizione. Ricordiamo che le prime due edizioni si svolsero a Firenze nella zona dell'Isolotto, e poi lo spostamento l'anno scorso qui al Mugello, e ancora al Mugello per questa quarta edizione. Siamo con la categoria esordienti, quindi lasciamo l'internazionalità e andiamo a seguire la prova relativa alla categoria esordienti, con questa gara che prende il via. Sono esattamente 32 coloro che hanno preso il via, esordienti del secondo anno, quindi giovanissimi che hanno in pratica 14 anni e che daranno vita a questa manifestazione per circa una trentina di minuti. Andiamo a vedere quello che succede lungo il circuito qui al Mugello, con Niccolò Maglietti della Salus Guerciotti, che sembra intenzionato a prendere con decisione la testa della corsa fin dalle battute iniziali. Corre nella formazione Salus Guerciotti CX, ha il numero di gara 101 Niccolò Maglietti, mentre alle spalle sta viaggiando, almeno per il momento, anche un toscano, Lorenzo Sardi della Elba Bike, e poi abbiamo Caboi, Pazzaglini, Finetto e via via tutti gli altri. Ma naturalmente queste sono soltanto le battute iniziali per quanto riguarda questa gara riservata alla categoria esordienti, e quindi il battistrada comunque non molla assolutamente, perché fine dalle battute iniziali, lo vedete, lo potrete seguire con il numero 101 sul caschetto, sulla fronte, con questa situazione che ci porta alle spalle, ci mostra Lorenzo Sardi dell'Elba Bike, e poi Ettore Gaboi, e via via gli altri concorrenti. Velocissimo questo tratto, perché è in a favore, è in discesa, e quindi è abbastanza scorrevole, anche perché lo abbiamo già avuto modo di ricordare, il terreno è davvero in ottime condizioni, non c'è praticamente fango, e quindi la gara risulta sempre molto veloce.
mentre continuano ad affrontare questa curva con un minimo di prudenza i vari concorrenti. E questa è la zona sempre del cambio bicicletta, la zona di lavaggio delle stesse biciclette, mentre invece a fianco di questa zona c'è il tratto in salita, c'è il muro dell'arrabbiata che i concorrenti, questi giovani di 14 anni, stanno affrontando. Il più bravo di tutti continua a dimostrarsi Nicolò Maglietti della Salus Guerciotti, numero di gara 101, maglia giallo-blu per l'atleta della formazione lombarda. Alle spalle situazione che non cambia, Sardi, Cabboi, Pazzaglini, questi gli atleti che troviamo dietro al protagonista principale in questa prova. Prova che inaugura anche il trofeo Toscana di cross per la stagione 2004-2005, l'ultima manifestazione prevista a Follonica ai primi giorni del prossimo mese di gennaio, quindi dell'anno nuovo. Ci saranno alcune manifestazioni precedenti che si svolgeranno in Toscana, previsto in ciclocross infatti a Bibbiena, è previsto il solito ciclocross a Pieve, a Presciano l'8 di dicembre, e poi ancora una gara in programma a Vico Pisano, tra l'altro molto importante perché assegnerà i titoli regionali in prova unica, e ci sarà anche la novità del ciclocross nei pressi della Villa La Magia a Quarrata in provincia di Pistoia. Quindi insomma un programma tutto sommato buono dal punto di vista delle gare da organizzare. Andiamo a seguire sempre l'evoluzione di questi atleti lungo il percorso. È la gara riservata alla categoria esordienti secondo anno, e questo è Nicolò Maglietti della Salus Guerciotti CX che va ad ottenere il successo dopo una prova dominata dall'inizio alla fine. Quindi primo posto per Nicolò Maglietti tra gli esordienti secondo anno. Questo è Lorenzo Sardi della Elba Bike che ottiene il secondo posto, mentre terza posizione invece è per Ettore Cabboi della Maserati Cadeo, quarta posizione per Alessandro Pazzaglini della Pianello, quinta posizione per Alberto Finetto della Hellas Monforte. Dopo aver visto la gara riservata dunque agli esordienti del secondo anno, siamo con le maglie tricolori, ne vediamo un paio. Con il numero 141 potrete seguire Nicole Righetto del team Veloci Rapas, che è la campionessa per quanto riguarda le donne allieve secondo anno, ma c'è anche la sorella con il numero 171 di gara, vale a dire Irene Righetto, invece, che è esordiente del secondo anno, perché questa gara ci mostra al via, oltre alle donne allieve primo e secondo anno, anche le donne esordienti del secondo anno. Naturalmente avremo classifiche separate al termine di questa prova, e intanto la maglia tricolore, quella di Nicole Righetto, si porta decisamente al comando a confermare la sua bravura in questa gara del ciclocross qui al Mugello, il quarto trofeo città di Firenze. Alle sue spalle, con il numero gara 143, Sara Peruta, mentre poi stanno arrivando anche le altre inseguitrici. Vediamo con il 145
Ambra Savorniano, con il 143 invece avete visto Sara Peruta, e intanto andiamo a seguire anche l'altra campionessa italiana presente a sfoggiare la maglia tricolore, l'esordiente del secondo anno, Irene Righetto, che ha il numero di gara 171. Quindi gara che avrà la durata di circa mezz'ora, con questa partenza davvero molto spedita da parte di Nicole Righetto, che ha preso decisamente l'iniziativa, mentre vediamo anche Matilde Anselmi, numero di gara 166, con la maglia della Sallust e Guerciotti, che si è portata in seconda posizione, mentre la bravissima anche Irene Righetto, che praticamente è in buonissima posizione per quanto riguarda anche la classifica assoluta. Lei è esordiente del secondo anno, al primo posto naturalmente la sorella Nicole, che ha il numero 141, tra i più brave anche Rachele Cafueri della DP 66, che è in terza posizione, quindi una classifica abbastanza delineata. Ecco, con i 142 proprio Rachele Cafueri con la maglia della DP 66, mentre arriva in questo momento al passaggio anche Matilde Anselmi, che è in seconda posizione alle spalle del Righetto, che sta comandando la gara. E questa invece è la più giovane delle campionesse italiane impegnate, è Irene Righetto, sì, questo tratto in salita subito dopo aver oltrepassato il traguardo. Infatti il circuito propone una curva a destra e l'impennata che le atlete hanno superato e stanno superando in questo momento con bella disinvoltura. Sono atlete che hanno confermato anche qui la loro bravura, la loro qualità, mentre sta transitando in questo momento, ormai all'inizio praticamente dell'ultimo giro, la Righetto, allieva del secondo anno, mentre c'è da ricordare che Matilde Anselmi, che è in seconda posizione, è del primo anno, quindi sicuramente, eccola qua, sta arrivando in questo momento Matilde Anselmi al passaggio, al suono della campana, con il numero 166, questa è la terza, vale a dire Rachele Cafueri, numero 142. Queste le prime tre posizioni, questo è il podio in assoluto. In quarta posizione invece, sempre per quanto riguarda la classifica assoluta, l'altra campionessa italiana, quella degli esordienti il secondo anno, Irene Righetto, che transita con il numero 171 all'inizio della tornata finale. Poi la Peruta, la Savorniano, la Riccardi, la Mombello e la Masini, queste le posizioni. E quando suona la campana, lo vedete sulla sinistra in alto il palchetto, e noi attendiamo a questo punto ormai la conclusione della prova, l'arrivo sul traguardo di Nicole Righetto del team Veloce Raptors, che va ad ottenere il successo, atleta allieva del secondo anno. Quindi complimenti alla Righetto, che ha condotto dall'inizio alla fine la prova. Questa invece è la seconda classificata, Matilde Anselmi, prima per quanto riguarda le allieve del primo anno, con la maglia della Sallust e Guerciotti CX, mentre attendiamo la terza, Rachele Cafueri, che non è questa che arriva, eccola qua, la vediamo in questo momento, la maglia della DP 66, che ottiene il terzo posto, la medaglia di bronzo, e questa invece è Irene Righetto, prima esordiente del secondo anno, la campionessa italiana
italiana, sorella minore della vincitrice tra le donne allieve. Bella prestazione anche per Irene Righetto, al secondo posto giungerà la Anna Mombello, al terzo posto Aurora Bolletta, a quarto Alissa Di Girolamo, al quinto Stella Ferrari. Questo per quanto riguarda le esordienti del primo anno. Ma è tempo già di seguire anche la partenza per quanto riguarda l'ultima gara giovanile a livello nazionale, quella degli allievi del primo e del secondo anno. Due partenze e quindi le seguiamo complessivamente al via di questa manifestazione, circa 75 concorrenti suddivisi appunto tra primo e secondo anno, tanti al via, c'è stata anche una caduta per fortuna senza conseguenze, e anche qui c'è una maglia tricolore, quella del marchigiano Tommaso Cingolani del team Cingolani, che lo vediamo già sulla testa del gruppo, del gruppetto di testa, peraltro ancora abbastanza folto. Infatti sono 8 gli atleti ancora assieme, raggruppati sulla testa, ma siamo soltanto alle battute iniziali di questa gara, che si svolge sulla distanza di circa 30 minuti, mentre con il numero 2 anche Filippo Cingolani, altro atleta sempre della formazione marchigiana, e naturalmente al momento sono loro i protagonisti, ma abbiamo visto anche Bosio con la maglia della Salus e Guerciotti CX nelle prime posizioni, e Careri, atleta che gareggia con la maglia della sempre della Salus e Guerciotti CX, tra l'altro Careri che è allievo del primo anno rispetto ai due Cingolani, Tommaso e Filippo, e Abbosio che invece gareggiano come allievi del secondo anno. In testa vediamo Filippo Cingolani, poi il suo fratello, vale a dire Tommaso, quindi gli atleti della Salus e Guerciotti, vale a dire Bosio e Careri, queste le prime posizioni, mentre questa gara va a concludere questo lungo pomeriggio, questa lunga giornata al Mugello, con questa quarta edizione del Trofeo Città di Firenze, anche Tirrenia Track Service, lo vedete da questo striscione tra gli sponsor come la ZV e tante altre aziende, al quale Paolo Traversi offre sicuramente il ringraziamento più sincero per l'apporto, per la collaborazione garantita in occasione di questa gara, come Regia Congressi, altro sponsor fedelissimo per quanto riguarda le manifestazioni allestite dalla Polisportiva Virtus Settimo Miglio di Settimello di Calenzano. Abbiamo ricordato la presenza di Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo, quella appunto del vicepresidente vicario Mauro Renzoni e del consigliere Federico Micheli, che poi presenzieranno alla cerimonia di premiazione assieme al vice sindaco di Scarperia San Pierassieve Pietro Modi. Ancora l'avete visto nel tratto più vicino all'autodromo internazionale del Mugello, avete visto le immagini delle moto che continuano in questo pomeriggio del primo novembre a sfrecciare per le varie prove, e intanto situazione ancora piuttosto complessa per quanto riguarda la testa della gara. Infatti ci sono sempre 7-8 atleti che stanno comandando la corsa, non ci sono atleti che hanno preso l'iniziativa in maniera decisa staccando gli altri, e quindi in questa incertezza continua questa manifestazione riservata agli allievi
primo e secondo anno, quindi ancora questo passaggio dalla zona del traguardo. Intanto suona la campana in questo momento per Tommaso Cingolani, che ha preso l'iniziativa proprio praticamente all'inizio del penultimo giro, ed è il corridore marchigiano, il campione italiano, nettamente al comando. Seconda posizione lo vedete anche per Filippo Cingolani e per Bosio. Bosio in seconda posizione, Cingolani invece in terza, quindi una lotta sicuramente tra la Salus Guerciotti CXX e il team Cingolani in questa prova, con il campione italiano che comunque si è dimostrato poi alla distanza il più forte di tutti, ha innestato la marcia superiore e sta per concludere vittorioso questa prova, perché anche nel corso dell'ultimo giro ha mantenuto la prima posizione, ed eccolo tranquillo sul rettilineo di arrivo. Dunque allievo del secondo anno Tommaso Cingolani va a conquistare il successo in questo momento. La seconda posizione invece al termine di questa prova è per Giovanni Bosio della Salus Guerciotti CX. Eccolo qua, sta arrivando proprio in questo momento, sta tagliando il traguardo in seconda posizione Giovanni Bosio, che ha il numero 4 di gara. Terza posizione invece per Filippo Cingolani del team Cingolani, che taglia ora il traguardo. Quarta posizione per Michel Careri della Salus Guerciotti CX, tra l'altro primo per quanto riguarda gli allievi del primo anno, davanti a Marco Spanio, che ha ottenuto invece il quinto posto assoluto, e poi via via gli altri al termine di questa prova.